Per Cagliari Verona, Paolo Mastino. Stesso obiettivo per Cagliari e Verona, vincere a ogni costo. Il Cagliari non può perdere oggi per restare aggrappato alla Serie A. Mister Semplici ha chiesto ai suoi la partita perfetta, pratica e soprattutto senza fronzoli. Il Verona non può più perdere perché è accaduto 3 volte nelle ultime 3 gare. Se vuole chiudere, così come ha chiesto Mister Juric, la pratica salvezza e poi pensare al resto del torneo. Allora subito le formazioni, e sarà anche per questo motivo che Mister Semplici ha cambiato 3-5-2 lo schema scelto oggi. Tra i pali Rugani, Godin e novità Klavan in difesa, centrocampo con Zappa a destra, al centro Nandez, Nainggolan e Duncan, a sinistra Lico Giannis, João Pedro. E altra novità, Alberto Cerri in attacco. Per quanto riguarda invece il Verona, 3-4-2-1, Silvestri in porta, Ceccherini, Lovato e Di Marco in difesa, Faraoni, Tamese, Veloso e Lazovic a centrocampo. Alle spalle dell'unica punta, Kevin Lasagna, ci sono invece Barak e Zaccagni. Dirige l'incontro il signor Doveri di Roma, dalla Sardegna Arena è tutto, mentre le squadre hanno appena fatto il loro ingresso in campo, con l'assistenza tecnica di Fabio Vinci e Simone Casti. Linea a voi. 10 minuti 20 secondi sul cronometro, 0-0 tra Cagliari e Verona qui alla Sardegna Arena. C'è Miguel Veloso sulla palla, sta per battere un calcio di punizione dalla tre quarti, fascia sinistra del Verona, fischia in questo momento Doveri, brincorsa breve, Veloso col sinistro, Cragno riesce a parare questa palla che poi finisce tra i piedi di Alberto Cerri, che cerca di ripartire in questo momento, lo fa, palla che torna indietro e poi la difesa del Cagliari libera in fallo laterale. 10 minuti 51 secondi sul cronometro, 0-0 tra Cagliari e Verona. 27 minuti di gioco, ancora 0-0 tra Cagliari e Verona, ma il Cagliari da diversi minuti viene schiacciato nella sua metà campo dalla squadra di Juric, che è andata anche vicinissima al gol con una girata al volo di Kevin Lasagna di sinistro, finita di pochissimo alta sulla traversa. E qui l'arbitro Doveri di Roma ha appena fischiato la fine del primo tempo dopo un minuto di recupero. 0-0 il punteggio tra Cagliari e Verona, squadre finora attente in fase difensiva ma molto imprecise in fase di attacco. L'ultima occasione è stata del Cagliari, un colpo di testa dal centro dell'area di rigore da parte di Cerri, tiro debole, palla bloccata a terra da Silvestri. Come detto, finito il primo tempo qui a Cagliari, Cagliari 0 Verona 0. Pallone, attenzione, attenzione, scusami Scaramuzzino, intervengo da Cagliari. Verona in vantaggio all'ottavo minuto della ripresa. È stato Barak con un gran sinistro da fuori aria a fulminare il portiere del Cagliari, Cragno. A dopo per la descrizione, la linea torna a te. Grazie Paolo. 14 minuti 18 secondi di gioco nel corso della ripresa qui a Cagliari. Come detto, la partita si è sbloccata, il Verona è passato in vantaggio, quindi Cagliari 0 Verona 1 quando siamo arrivati a 14 minuti e 30 della ripresa. È stato il ceco Barak a portare in vantaggio la squadra di Juric, un'azione ben costruita dal Verona al nono del secondo tempo. Poi la palla è arrivata più o meno al centro davanti all'area di rigore del Cagliari e da lì Barak ha lasciato partire un gran sinistro che ha fulminato Cragno, palla alla destra del portiere del Cagliari che però non è riuscito a raggiungerla. Intanto il Cagliari prova a reagire, sta per effettuare tre cambi l'allenatore del Cagliari Semplici. Vediamo quali saranno, perché ancora non sono stati effettuati, i giocatori stanno togliendo la tuta in questo momento. Scusa Paolo, il terzo gol dell'Atalanta, i minuti a Bergamo sono 15, Atalanta 3, Udinese 1, gol di Zapata. Linea nuovamente a te. Cagliari vicinissimo al pareggio adesso con Alberto Cerri, palla però stoppata, bloccata dai giocatori del Verona. 15 minuti 30 secondi, Cagliari 0 Verona 1. Cagliari. 21esimo anche a Cagliari, Cagliari 0 Verona 1. In questo momento è uscito l'autore del gol Barak, lo ha sostituito Daniel Bessa, ma il Cagliari è andato vicinissimo al gol con Giovanni Simeone, anche lui appena entrato ha colpito il palo il giocatore. C'è stata una girandola di cambi nel periodo non collegato per il Cagliari, sono entrati Gaston Pereiro, Asamoah e Simeone, per il Verona Sturaro e appunto come detto poco fa Daniel Bessa. 21 minuti 38 secondi,
Cagliari 0, Verona 1 alla Sardegna Arena, linea Genova. A Cagliari 35 minuti di gioco, Verona in vantaggio qui alla Sardegna Arena per 1-0, ma Cagliari vicinissimo al pareggio adesso con il giocatore rumeno Marin, che ha lasciato partire un gran destro finito a fil di palo. Marin è uno dei giocatori appena entrati insieme al posto di Nandez, quarto cambio per la squadra di casa, cambi anche per il Verona: dentro Salcedo, fuori Zaccagni, dentro Magnani, fuori Lovato, quattro cambi a testa quindi per Semplici e Juric. Cagliari 42esimo della ripresa qui alla Sardegna Arena, Verona ancora in vantaggio per 1-0 sul Cagliari. È stato appena ammonito Gio Pedro e mi pare anche Sturaro, sono venuti a contatto i due giocatori dopo un fallo subito in fase di ripartenza da parte del giocatore brasiliano del Cagliari. Nel periodo non collegato è entrato in campo Leonardo Pavoletti per il Cagliari, fuori Alfred Duncan, quindi squadra di casa che diventa più offensiva, e si è vista anche perché il Cagliari si è riversato in avanti ed è andato anche vicino al gol del pareggio, prima con Gaston Pereiro, poi proprio con Pavoletti. Intanto siamo arrivati al 42esimo, come detto Verona in vantaggio per 1-0 qui a Cagliari alla Sardegna Arena. Nuovo vantaggio Sannita al 22esimo con Ionite, 43esimo Mann porta il fissa risultato sul 2-2 finale, dunque Benevento 2 Parma 2. Intervengo da Cagliari per il raddoppio del Verona, è stato Lasagna a siglare la rete del 2-0 quando siamo arrivati ormai al nono minuto di recupero. Sicuramente ora fischierà la fine il signor Doveri. Cagliari 0 Verona 2. Grazie, andiamo a Lazio Spezia. Poi c'è stata successivamente anche la finale a Cagliari 0 Verona 2, legnate.